io invece adesso con particolare orgoglio vado a salutare Pier Davide Carone, cantautore, che è in collegamento con noi. Buongiorno, ciao Pier Davide. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo partiti col botto stamattina. Beh sì, in effetti lasciamo andare la barca. Direi di sì. Senti, allora io mi riallaccio subito al tuo ultimo brano, Non mi importa di niente, perché... non so, ora mi viene in mente proprio il testo di questo brano, ma qual è il senso diciamo reale? Ma il senso è che noi spesso, anche un po' per retorica o per apparire migliori agli occhi degli altri, anche di noi stessi, ci preoccupiamo di cose universali, ed è anche giusto farlo se vogliamo, no? Prendiamo posizioni rispetto a cose anche più grandi di noi. E invece questa canzone è la riflessione sul fatto che quando hai un problema tuo, che è soltanto tuo, personale, che ti tocca da vicino e che è quella la cosa che ti fa magari star male veramente, tutte le cose che sono sicuramente più importanti, perché sono oltre te, che sono parte del mondo, all'improvviso ti sembrano relative, anche inutili, perché tu hai un problema che, anche se magari rispetto al cosmo è meno importante, per te è fondamentale. Sembra ieri, no? Ma sono trascorsi 13 anni dalla tua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Non lo dico perché sei nostro ospite, ma veramente sei stato uno degli artisti che io ho apprezzato di più. Hai vinto il premio della critica, ti sei classificato terzo. Che ricordo hai di quell'esperienza? Beh, un ricordo sicuramente positivo, perché ero giovane, e ambizioso e affamato, e Maria... mi ha dato in qualche modo la possibilità di espandere, esporre, sovraesporre la mia musica, cosa che non era facilissima né scontata, sì. Anche perché io facevo comunque un certo tipo di musica, diciamo, la chiamiamo musica d'autore, così per capirci, anche se può apparire un'espressione un po' presuntuosa, però era poi quello che cercavo di fare, e farlo in un contenitore così mainstream come poteva essere Amici, in generale la televisione. Non era detto che il binomio poi sarebbe stato vincente, invece anche grazie ai consigli, alla guida saggia di Maria, invece per me il programma è stato esaltante e mi ha dato poi grande popolarità anche dopo. Senti, Lucio Dalla è un mostro sacro della musica italiana, mi puoi dire come è avvenuto questo contatto, questo incontro? Questo incontro è avvenuto in seguito al mio secondo disco, che non era andato bene come il primo, e quindi dopo la riunione, l'incontro con la mia casa discografica di allora, che era la Sony, io puntai per una volta i piedi, cosa che faccio raramente, dicendo: questo disco o me lo produce qualcuno che in qualche modo codifichi il mio linguaggio, o altrimenti me lo faccio da solo. E quel puntare i piedi mi ha portato da Lucio Dalla, quindi ha portato i suoi frutti, per cui chiaramente per me era esaltante, anche perché Lucio Dalla, oltre ad essere il grande genio che già sapevo, insomma, era anche uno straordinario mecenate, perché lui poi ha scoperto e lanciato diversi artisti come Ron, gli Stadio, Carboni, certo. Bersani, insomma, quindi tutti artisti che poi hanno avuto, a prescindere da lui, una carriera molto fortunata, per cui è stato un grande privilegio, un grande regalo che mi ha portato poi a coronare un grande momento come quello insieme a Sanremo con Nanì. Sicuramente ci sono cose che si possono dire, altre che una persona come te vuol tenere per sé, no? Però c'è qualcosa, un consiglio, una frase che ti ha detto Lucio e che puoi condividere con noi, che ti è rimasta dentro? Sì, mi ricordo un messaggio che lui mi mandò, è stato l'ultimo messaggio che mi ha mandato prima di morire, qualche giorno prima, un paio di giorni prima, e, dove, siccome le vendite dell'album non è che fossero proprio esaltanti in quel momento, io non è che mi stessi lamentando particolarmente, sì. Avevo le mie inquietudini e preoccupazioni, però le tenevo per me, eppure lui, come se... sicuramente era così, le percepisse queste preoccupazioni senza bisogno che io gliele esponessi, anche perché non lo volevo seccare, tra virgolette, con i miei problemi. Lui mi scrisse esattamente quello che io avrei voluto sentirmi dire se avessi avuto il coraggio di chiedergli aiuto. Me lo diede lo stesso,
scrivendomi delle parole, insomma, che mi porto sempre dentro, dove lui mi disse: non ti devi preoccupare di quello che sta succedendo o sembra che non stia succedendo a te, perché io ho visto oltre quello che è l'oggi per te, e tu sei destinato a fare questo e a fare cose grandiose nella musica, per cui devi essere paziente che le cose succedono. Senti, vorrei mostrare un estratto della tua partecipazione al Festival di Sanremo, dove Lucio Dalla è con te in veste di direttore d'orchestra con Nani. Sentiamolo proprio qualche secondo. Che bravo, Pier Davide, veramente. Senti, ma che emozioni provavi in quel momento? Sicuramente sentivo una grande responsabilità, soprattutto nei suoi confronti, perché si era esposto, diciamo, non poco, quindi gli dovevo far fare bella figura. Eri bello concentrato. Ero molto concentrato, sì. Però devo dire che tutta la tensione che avevo avuto prima, nei giorni precedenti, proprio per questo senso di responsabilità che sentivo, soprattutto nei suoi confronti, sì. Poi nel momento in cui ho sceso quelle scale, ho visto lui che apparentemente sembrava dirigere l'orchestra, ma in realtà stava dirigendo me, cioè mi guardava sempre. Ti dava indicazione. Questo mi ha dato una tale tranquillità che sì. In realtà non è stato così difficile, ecco, stare quella settimana su quel palco, che è il palco più importante d'Italia, mi rendo conto, e probabilmente se non ci fosse stato lui a guardarmi sarebbe stato molto più teso, anche perché era il mio primo festival, però lui mi ha sicuramente dato tranquillità. Beh, un brano anche molto significativo perché, come spesso accade nel repertorio di Dalla, racconta di una figura che insomma si riferisce al mondo degli ultimi, o no? Beh sì, Lucio, come tutti i più grandi cantautori e i geni che la musica italiana ha prodotto, ha pensato agli ultimi. E in effetti quando io gli chiesi perché stesse facendo tutto questo per me e per Nani, lui mi rispose: perché ho delle sensazioni, è come se mi ricordasse quello che successe a me con 4 marzo. E in effetti era un'affermazione pesante, però oggi io la riesco anche a capire, perché effettivamente anche 4 marzo parla di una donna che si è dovuta districare all'interno di una vita complicata. Certo, di 4 marzo e Nani sono due donne molto diverse, però poi alla fine hanno anche dei punti di contatto, quindi questo occuparsi degli ultimi, secondo me, è anche una responsabilità che i cantautori sentono di dover portare dietro. Senti, prima scorrevano delle immagini amatoriali riferite ad una tua performance in cui credo tu stia eseguendo il brano Di notte. A me piace tantissimo, immagino tu lo riproponga sempre ai tuoi fan. Lo ascoltiamo per un secondo. Di notte le emozioni sembrano più dense, di notte nascono le melodie più intense, di notte. Di notte un bacio vola verso l'infinito, di notte scopri la dolcezza di un marito. C'è la forza di non dirmi che hai bisogno di me. Mi fa male quando dici che sei male, non sto con te. Mi fa male quando l'ora che t'assale, non sto con te. Mi fa male.
Vabbè, stupenda, che ti devo dire? Questa era per chiudere il cerchio rispetto ai tuoi esordi. Che rapporto hai con Di Notte? Beh, Di Notte è una canzone a cui sicuramente sono molto grato, perché è la canzone che mi ha dato la popolarità che ancora mi porto dietro. Poi è chiaro che se dovessi guardare poi più in là, anche perché all'epoca ero molto giovane, avevo 22-23 anni, in questo concerto di Udine,